Finalmente stai sorridendo. È da un po' che non facevi un bel sorriso come questo. È tutto merito tuo che mi rendi felice. Secondo me è questo posto che ti rende felice. Oh, no, no, no. Sei solo tu. Sei tu, vero? Come scusa? Sei quello che esaudisce i desideri, giusto? Non so di che cosa parli. Io so tutto di te. Vattene, ragazzino. Non ho tempo per i giochi. Posso farti riavere Fiona? Come sai di lei? Allora sei tu. Ho indovinato. Non le faccio più queste cose. Sono cambiato. Questo è quello che ti fa comodo. Ma insomma, si può sapere chi sei? Io sono uno come te. Non farti ingannare dalle apparenze. Vuoi riavere Fiona? Che cosa dovrei fare? Devi dare un compito a 7 persone che vogliono qualcosa e potrò farti tornare da lei. Hai idea di che significa questo? Vuoi riavere la ragazza o no? L'ho fatto. Ne sei sicuro? Ho fatto piangere 3 bambini come mi hai chiesto. Chi hai fatto piangere? Erano 3 bambini ad un Luna Park. Io ho fatto qualche cattiveria come fargli cadere il gelato. Insomma, sono piccoli, piangono per poco, lo sai? Sì, è vero, piangono per poco. Allora, dov'è la persona che cerco? Si farà via molto presto. Se succede qualcosa, Ran, te la farò pagare. Non preoccuparti, hai rispettato l'accordo. Mi hanno detto che qui fanno ottimi hamburger. Sì, corretto. Chi sei tu? Mi chiamo Mio. Perché sei qui, Mio? Sono alla ricerca della felicità. E sei davvero convinta di essere nel posto giusto? Non conosco altri posti. Che tipo di felicità cerchi? La normale felicità? Di una normale famiglia felice. Cos'ha che non va alla tua famiglia? Fin da piccola mi hanno solo usata come il loro cestino della spazzatura, gettando su di me ogni odio, ogni rancore. Volevo solo essere felice insieme a mio padre e mia madre. Perché i tuoi genitori erano così infelici? Erano. Lo sono ancora. Perché? Per mille motivi, si odiano, non fanno altro che litigare. Io non ce la faccio più. Non hai mai provato a cercare conforto in altre persone? Sono venuta qui per fare una richiesta, non per una visita psicologica. Se puoi fare una richiesta, ho bisogno di dettagli. Racconta. Nessuno mi vuole. Mi evitano tutti. Tutti? Davvero tutti? Non c'è che so, un ragazzo che... Come fai a saperlo? Allora non mentirmi. Dimmi il suo nome. Konoha. Ma lui non... Io lo odio. E perché? È solo uno stupido, non capirà mai. Ti prego, voglio solo una famiglia felice, per favore. Non posso esimermene.
Devi uccidere Konoha. Che cosa? Se vuoi davvero avere una famiglia felice, devi disfarti dell'unica persona che ti ha voluto davvero bene. Non ha senso. Ma come? Non hai detto che lo odiavi? Non lo farò mai. Non farlo. Ora, se non ti spiace, avrei da lavorare. Mi fai schifo. Io non la posso fare una cosa del genere. E allora non farla. Però voglio avere il mio appartamento a Parigi. E allora basta che fai quello che ti ho detto. Non mi far perdere tempo, per favore. Sei cattivo! Non puoi farmi fare qualcos'altro! Non dipende da me. Da chi, allora? Da te. Solo da te, Lindsay. Da nessun altro. Vuoi l'appartamento a Parigi? Fatti vedere a petto nudo in piazza, affollata per un intero minuto. Se vuoi fare qualcos'altro, dovrai chiedermi qualcos'altro, allora. Ma tu credi davvero che io possa farlo? Credo che la gente sia in grado di fare molto più di quello che crede. Se lo dici tu... È lei, vero? Prego? È lei che esaudisce i desideri. Non so di che cosa stai parlando. Mi scusi, volevo dire, ho sentito che qui fanno ottimi hamburger. Sì, corretto. Mi chiamo Ishida Shoya. Dimmi tutto, Shoya. Ci diamo del tu? Vista la confidenza che dovrei darmi, penso sia stupido non darci del tu. D'accordo. Tu come ti chiami? Questo non ha importanza. Qui importa solo quello che vuoi tu. D'accordo. Voglio rendere felice una mia amica. Felice come? Felice. Non voglio più vederla soffrire. Come si chiama? Nishimiya Shoko. Perché vuoi renderla felice? Hai detto che importa solo quello che voglio. I dettagli sono fondamentali per capire cosa vuoi veramente. Beh, lei... è sordomuta. E quindi? Vuoi che possa sentire parlare? Ma è possibile! Puoi fare queste cose. Sono possibili tante cose. Ma non le faccio. Le fai tu. Portando a termine il compito che ti assegnerò. Non lo so. Penso che sarebbe stupendo, ma... forse ci sono cose che non dovremmo desiderare. Si possono desiderare ogni genere di cose, Shoya. Ma cambiare! Rifare il mondo! No, sarebbe troppo. Significherebbe infrangere le leggi del mondo. Non importa cosa sceglierai. Infrangerai comunque le regole del mondo. È questo quello che facciamo. Prendiamo il mondo e lo alteriamo. Va bene, allora. Facciamolo! Cosa dovrei fare? Adesso vediamo. Devi picchiare una ragazza. Cosa? Se vuoi che la tua amica possa sentire parlare, devi prendere di mira una ragazza e malmenarla. Quanto? Molto. Deve sentire molto dolore. È una cosa terribile. Lo so. Allora perché non mi dà qualcos'altro da fare? Non sono io a decidere quello che bisogna fare per realizzare i propri desideri. Mi rifiuto anche solo di pensarci. Nessuno ti obbliga. E se dovessi cambiare richiesta? Dovrei comunque fare qualcosa di così crudele. Probabile. Va all'inferno. Tutto qui? Sì. Voglio solo una ragazza. D'accordo. Quale ragazza vuoi?
Non so, mi va bene una qualunque ragazza carina, a dire la verità. Devi dirmi quale ragazza vuoi. Non ci ho pensato. Allora torna da me quando avrai deciso. Oh, va bene. Mi scusi, stiamo chiudendo. Sì, quasi finito. Scusi se glielo dico, ma ultimamente la vedo passare intere serate seduta a questo tavolo a ricevere visite. Non ho potuto fare a meno di notarlo. Lei di che cosa si occupa? Niente di particolare. È un tipo di poche parole, eh? Beh, buonanotte. Buonanotte a lei. Accordo? Un momento, adesso te lo dico. Abbiamo parlato molto e ho capito che forse lo amo ancora. E se così fosse, non potrei mai fare questa cosa. Capisco. Ah, e poi volevo chiederti, posso far venire qui Tyler? Sicuramente anche lui desidera qualcosa. Digli di essere molto cauto. E che la parola d'ordine è: ho sentito che qui fanno ottimi hamburger. Sì, lo so, grazie. Tu? Che cosa intendi fare invece? Ci devo pensare. È scappato. Sì, la persona che ti ho chiesto di trovare è riuscita a scappare. Ma l'hai trovato? È quello che avevi chiesto. Volevo catturarlo. Tu mi hai chiesto solo di trovarlo. Non sei stato chiaro. Secondo te io mi metto a cercare un tizio pericoloso per poi farmelo scappare? Questo dipendeva da te. Dimmi dove sta. Non ne ho idea. Col cazzo, tu lo sai dov'è? Non so nemmeno chi sia. Tu sai tutto. Io so il necessario. Senti, rendo in pericolo finché questo uomo non viene arrestato, lo capisci? Vuoi fare un altro accordo? Certo, come no. Vuoi farmi fare qualche altra cazzata per poi fregarmi di nuovo, eh? Mi dispiace, non ne ho bisogno. Posso farcela benissimo da solo. Guarda un po' che si rivede. Mi scusi per ieri. L'ho capito che non è colpa sua. Pensavo uccidessimo del tu? Non mi sento a mio agio a dare del tu a una persona che nemmeno vuole dirmi il suo nome. Come vuoi? Ho pensato. Questa cosa che dovrei fare è orribile. Ma in fondo, se dovessi picchiare una ragazza che nemmeno conosco, quest'ultima potrà poi curarsi e dimenticare tutto. Invece Nishimiya rimarrebbe sordomuta e soprattutto infelice per sempre. Quindi cosa intendi fare? Ci proverò. In fondo la cattiveria è nella natura dell'uomo. Non farti strane idee. Sono qui solo perché vorrei capire meglio la situazione. D'accordo. Perché dovrei uccidere Konoha? Perché così sta scritto. Voglio delle risposte concrete, altrimenti ti denuncio alla polizia. Non lo farai. Oh sì, invece. Ti assicuro di no. Perché dovresti odiare l'unico ragazzo che ti è sempre voluto stare vicino? Mi ha ferita. Pensavo che ci tenesse a me. Invece si è approfittato di me. Io ho sempre avuto l'ambizione a diventare una brava scrittrice. Quando eravamo piccoli, lui era l'unico interessato alle mie storie. Ogni giorno mi chiedeva di raccontargliene una. E questo mi faceva piacere. E soprattutto mi distraeva dai brutti pensieri sui miei genitori. Ma quando siamo cresciuti,
Lui ha cominciato ad allontanarsi e alla fine abbiamo partecipato ad un concorso per scrittori. E lui ha vinto. Ha vinto con un racconto che racchiudeva in parte le cose che gli raccontavo da piccola. Che bastardo. Mi dispiace. Sì, come no. A te interessa solo che io lo uccida, vero? Non importa a me se porti a termine il tuo compito o no. Io sono qui a darti un'opportunità. Sta a te decidere cosa farne. Sai, io gli ho fatto solo cose cattive da quando eravamo piccoli. Perché? Perché odiavo vederlo così felice. Mentre io... Ma uccidere è troppo anche per me. Se c'è qualcuno che dovrebbe morire, quella sono io. Ho deciso. Voglio questa. Perché proprio lei? Beh, è quella con cui ho avuto più possibilità, anche se non ho mai concluso niente. Sono un vigliacco, vero? Dipende dai punti di vista. Comunque, vuoi che si innamori di te allora? Sì, sarebbe grandioso. Ok. Vediamo quello che devi fare. Devi aiutare una ragazza. A aiutare come? Se vuoi il cuore della ragazza che hai scelto, devi correre in aiuto di una ragazza che sta per essere malmenata. E chi è? Non lo so. Come non lo sai? Tu continua a vivere quotidianamente le tue giornate. Ne vedrai che prima o poi l'occasione ti si presenterà sotto il naso. Non sono molto bravo a cazzotti. Devo prendermi le botte al posto suo? Basta che tu la difenda per una volta sola, con tutto te stesso. Ah, ok. Ci provo. Vuole qualcosa da bere? Offre la casa. Ah sì? E per cosa? Beh, sta consumando molto e la vogliamo ringraziare. Ok. Allora una Coca-Cola, grazie. Ma... ne ha già bevute 6 lattine oggi. Non sarà un po' troppo? Le ha contate? Beh, devo rimanere sveglio tutta la notte, tanto. Allora mi permetta di suggerirle un buon caffè? No, grazie. Troppo amaro per i miei gusti. È successa una cosa. Cioè? Il killer di nuovo ha provato ad uccidere Ran. Stavamo aspettando il treno, è sbucato fuori dal nulla e l'ha spinta sui binari. E poi è scappato. Per fortuna sono riuscito a tirarla via, ma per un soffio. Ora ci sono 2 poliziotti che lo stanno sorvegliando. Ma perché ce l'ha con Ranna questo individuo? Perché lei lo ha visto in faccia. Lo ha visto in faccia? Sì, ma non riesce a ricordare. Ha avuto un trauma. Dobbiamo fermarlo. Allora, vuoi provare con un altro accordo? Non ho altra scelta. Devi rubare la pistola a un poliziotto. Cosa? Ma stai scherzando? No, affatto. E cosa me ne dovrei fare? Quello che ti pare, basta che la separi dal suo possessore. Ma se lo faccio, mi devi assicurare che questa volta il killer verrà catturato. Assolutamente sì. Sentito che qui fanno degli ottimi hamburger. Sì, corretto. Ciao, sono Tyler, mi manta Lindsay. Dice che tu realizzi i sogni della gente. Diciamo che offro delle possibilità. Quindi io ti dico quello che voglio e tu mi darai un compito da svolgere. Allora io vorrei tanto... sì, un anello per Lindsay. Un anello splendente. Per chiederle di tornare insieme. Si può fare. Devi far separare una coppia. Che cosa? Se vuoi questo anello per Lindsay, devi far lasciare una coppia di fidanzati. Ma è terribile! Perché dovrei fare una cosa del genere? Perché così sta scritto. Ah, non lo so. Ho tempo per pensarci.
Sì, tutto il tempo che vuoi. D'accordo. Mi dispiace, non ci riesco. Puoi rinunciare? Sì, credo sia meglio così. Va bene. Ah, poco fa è venuto il tuo amico. Tyler? Sì? Che cosa ti ha chiesto? Non posso dirtelo. Ok. Com'è andata oggi? Beh, grazie. Vuoi un'altra Coca-Cola? No, grazie. Scusa se te lo chiedo, ma non vorrei sembrare invadente. Non posso fare a meno di chiedermelo. Chiedi pure. Perché te ne stai proprio qui a lavorare? Mi piace qui. È tranquillo. Mi piace l'atmosfera. E poi ci sei tu. Io? Sì, tu sei una ragazza che mette molta allegria. Oh, grazie. Ma tu non hai nessuno che ti aspetta a casa? Purtroppo. Capisco. Su col morale, sono certa che troverai una persona speciale. E cosa te lo fa pensare? Perché sei molto gentile. Dipende dai punti di vista. Come? No, niente, scusa. Non è complicato. Ok, magari me lo spiegherai meglio un'altra volta. Ora devo proprio andare. Sono qui. Ti amo. Ce l'ho fatta. Raccontami. Sì, ecco. Una mattina stavo facendo la mia solita strada per andare a scuola e ho visto un tizio che stava davanti a una ragazza impaurita. Allora mi sono messo a correre all'impazzata e li ho raggiunti. Mi sono messo davanti a lei e ho stretto i denti, sperando che non mi facesse troppo male. E invece sai cosa è successo? Cosa? Il tizio è rimasto a guardarmi per qualche secondo, dopodiché ha mollato e se n'è andato. Forse gli ho fatto paura, che ne dici? Dico che così non è valido. Cosa? Se il tizio non ha neanche alzato un dito contro la ragazza, allora tu non hai difesa da niente, praticamente. Mi prendi in giro? Era tanto così da picchiarla, ne sono sicuro. Se non era per me... Se l'avesse voluta picchiare, l'avrebbe fatto. Non sarà che tu sei solo un truffatore? No, analizzo solo i fatti. E va bene. Se dovesse ricapitare, aspetterò che lui cominci a malmenarla, ok? Stavo per farlo. Ah sì? Sì, era una ragazza bionda, con la coda di cavallo. Prima l'ho fermata, e lei mi ha risposto in modo un po' sgarbato, allora ho cominciato a scaldare le mani. E lei probabilmente stava anche capendo le mie intenzioni. All'improvviso un tizio si è messo davanti a farle da scudo, e lì ho pensato, è giusto che anche questo tizio debba rimetterci. Ho lasciato perdere, e me ne sono andato. Potevi provare a scansarlo. No, lui avrebbe insistito. Era uno sciocco, ma determinato, si vedeva. Non volevo fare del male a nessuno. Ho avuto la sensazione di essere visto come un mostro. Ed è stato orribile. Puoi sempre rinunciare. Sì. E penso che è quello che farò. Mi dispiace, Nishimia. Perché ci tieni così tanto a renderla felice? Da piccoli andavamo a scuola insieme. E io le ho fatto delle cose brutte, l'ho presa di mira, sono stato un bullo. Dopo lei è stata costretta a trasferirsi e non l'ho più rivista. Negli anni a seguire sono stato a mia volta preso di mira dal bullismo e credo di essermelo meritato. Ora vorrei solo poter rimediare. O dici che è troppo tardi? No. Lo so, sarà tu. Già, ma in fondo, tutti,
devono affrontare i propri demoni prima o poi. Stavi bene, Shuri? Non ho più bisogno di te. Ah sì? Siamo riusciti a smascherare il killer ed arrestarlo, senza che facessi quell'idiozia che mi hai detto di fare. Sono contento per te. Allora possiamo salutarci qui. Sai, è buffo. Volevo chiederti un'altra cosa, ma penso che posso farcela benissimo anche da solo. Non mi piacciono i tuoi sporchi accordi. Buona fortuna allora, Detective Conan. Heila! Ci hai pensato? Sì, ho trovato una coppia che penso stia male insieme, quindi potrebbe essere l'occasione giusta. La cosa importante è che uno di due lasci l'altro. Non importa il motivo, ma devi essere tu a causarlo. Sì, ho capito. Tranquillo, ci penso io. Tu tienimi pronto l'anello. Un'altra giornata giunge al termine. Già. A proposito, ho visto che ci sono tornati i tuoi clienti? Sì, possiamo definirli così. Erano un po' di giorni che non veniva nessuno a parlare con te, a parte io ovviamente. Beh, a volte serve del tempo per riflettere. Tu sei davvero un tipo misterioso, sai? Ho le mie ragioni. Ciao! Ciao. Che succede? Tyler è un bastardo! Come? L'ho visto mentre ci provava con un'altra! Ah. E io, che ero sicura volesse rimettersi con me! Tu lo ami quindi? Non lo so, mi sento stupida! Ho deciso, lo farò! Cosa? Farò quella cosa per avere il mio appartamento a Parigi! Così mi trasferirò lì e ricomincerò da capo! L'accordo è ancora valido, giusto? Sì. Bene. Mio, cosa ti è successo? Sono scappata dall'ospedale. Credono che non possa camminare. Perché? Ho tentato il suicidio. Era la sola cosa che mi rimaneva da fare. Qualcuno ha anche provato a picchiarmi senza motivo. E forse è perché in fondo me lo merito. Ho fatto solo cose cattive nella mia miserabile vita. Quindi la farò finita. Adesso, davanti ai tuoi occhi. Meno che tu non voglia darmi quello che voglio senza fare storie. Non posso farlo. Allora dammi una sola valida ragione per non uccidermi adesso, davanti a un mostro come te. Non voglio che tu lo facci. Perché no? Cosa ti importa di me? Penserai che sono solo una pazzoide, non è così? Allora dillo e basta. Non possiamo definirci pazzi solo perché le nostre emozioni ci portano a fare cose brutte. L'umanità è fatta così. E anche io sono fatto così. Io non dimostro le mie emozioni come fate voi, ma non vuol dire che non le provo. E che tu voglia crederci o no, io so perfettamente come ti senti. Ti comprendo, anche per tutto quello che hai fatto, ma aver sofferto non è una giustificazione per far soffrire gli altri, anzi, è proprio la motivazione del contrario, non lasciar soffrire gli altri. Ma chi sei tu? Vorrei potertelo dire, ma è meglio che ci salutiamo qui. Abbi cura di Konoha. Perché dovrei farlo? Perché devi rimpiazzare le cose brutte con quelle belle. Devi lasciarti alle spalle il passato e perdonarlo. Perché lui ti vuole bene, tu lo sai.
altrimenti non staresti male per lui. Addio. E grazie. Lindsay, come ha potuto fare una cosa del genere? Che ha fatto? Ti è mostrata a petto nudo in piazza affollata per un intero minuto, senza alcun ritegno. Ma come ha potuto? Mi ha detto che tu ci hai provato con un'altra. Cosa? Quindi mi ha visto. Era la coppia che volevo far lasciare. Infatti il tuo ragazzo, quando ci ha visti, l'ha lasciata in tronco. E mi ha anche detto che io ho fatto un favore, in fondo. La sera sono tornato a casa e ho trovato un pacco con dentro un anello bellissimo, splendente come il sole. Ed ero pronto a darla a Lindsay, ma poi... Era il suo compito. Cosa? Doveva fare quella cosa per esaudire la sua richiesta. Allora l'ha fatto perché pensava la stessi tradendo. Devo trovarla. Forse... sta prendendo l'aereo per Parigi. Come per Parigi? Corri. Oggi è stata una giornata molto pesante. Ah, beh, allora questa la offro io. Grazie. Ma non serve davvero? Permettimi di farlo. Così gentile. No, scusa, dico così gentile ma privo di emozioni. Hai sempre lo stesso stato d'animo. Com'è possibile? Io... Guarda, faccio prima a mostrartelo. Cosa? Guardami dritto negli occhi e percepiscilo. Fede? Sì, tesoro? Grazie. Per cosa? Per questa forte emozione che mi regali ogni giorno. Sai, non vorrei sembrarti una sdolcinata, perché non lo sono, ma grazie davvero. Sono contenta di stare con te. Ti amo. Ed ora lei non sa nemmeno che esisto. Le hanno cancellato tutto su di me, perché io sono un diavolo. E non posso permettermi di stare con un umano così puro come lei. O te. Scusami. Buonasera. Ciao, novità? Assolutamente sì. I miei amici mi hanno in pratica costretto a supplicare una ragazza che nemmeno mi conosce di mettersi con me. E... ha detto sì. Davvero? Sì, si chiama Yame ed è una gran figa. Certo, non è la ragazza che ti avevo chiesto, ma ora ne ho una, come volevo. È per l'accordo, giusto? Se no, non so come spiegarmelo. Ascoltami, Junichi. Devi imparare ad avere più fiducia in te stesso. Ora che ce l'hai la ragazza, dovrai dare il meglio di te. Non tornare qui piangendo perché non ti aiuterò, eh? Ok, ma allora Yame con l'accordo non c'entra nulla, vero? E chi lo sa? Potevi dirmelo prima che Tyler lo stava facendo per l'accordo! Già, infatti. Perché non glielo hai detto? Ragazzi, ho il dovere di mantenere segreto tutto ciò che ci diciamo nei nostri incontri. Per voi ho fatto un'eccezione. Mi dovreste solo ringraziare. Vabbè, alla fine ciò che conta è che è tutto chiarito. E poi io ora ho un appartamento a Parigi e un anello bellissimissimissimo! Già. E abbiamo deciso di andare a vivere insieme a Parigi. Ottima idea. Allora questo è un addio. Temo di sì. Ciao e grazie di tutto. Ciao, fratello. Speriamo di rivederci. Meglio di no. Fidatevi.
chiedevo quando è che ti saresti rifatto io. Beh, eccomi qua. Ce l'hai quasi fatta, vedo. Complimenti. Manca ancora una persona. Ormai non sta venendo più nessuno. Abbi pazienza, qualcuno arriverà. Oppure puoi sempre spifferare la parolina magica. A qualcuno che lavora qui. Magari con qualcuno con cui ha già una particolare confidenza. Non intendo trascinare i minori in queste losche faccende. Sono stato chiaro? Oh sì, chiarissimo. Ma se glielo avessi fatto fare, a quest'ora potresti già essere con Fiona. Ehi! Scusa. Non riesco davvero più a tenere gli occhi aperti. E senti, non volevo farti piangere, ti chiedo scusa. No, io sono qui per aiutarti. Come? Facciamo un accordo. No, no, ti prego, non tu. Non preoccuparti per me, abbi fiducia. Ok. Che cosa vuoi? Voglio renderti umano. It's been a while since you left me here. It's been a while since you've gone, my dear. You have no idea how much I'm missing you. You have no idea how much I'm.